dire? Ma intanto mi fa molto piacere che tu abbia scelto Valerio, perché sono alcuni anni che non lo vedo, ma ho un ricordo di una nostra cena e chiacchierata magnifica a Venezia, dove proprio c'è stata un'empatia immediata. E poi, come accade, ci si perde, non ci si ritrova, ci si sente al telefono e quindi sono bellissime le cose che ha detto. Io l'impazienza, devo dire che a teatro la conosco poco, cioè sono molto paziente, ma perché sono, come dicevi tu, no? In una scorsa intervista, sono una che poi si arrovella la notte, non è mai paga, per cui poi è sempre una scommessa con me stessa, quindi non mi permetto di essere impaziente con le persone con cui lavoro, di avere delle esplosioni. Le ho tutte dentro di me e il mio obiettivo è comunque con questo lavoro di Cesello arrivare fino in fondo, farcela. Sì, no, Quello è è chiaro il che hai mio. un carattere completamente diverso rispetto a quello di Valerio. L'ho visto più volte lavorare a Valerio Binasco, abbiamo seguito varie volte nelle prove e la differenza fra voi due è evidentissima, no? Mi interessava anche questo fatto, a me piace moltissimo questa rivelazione che lui ci ha fatto su questa che è stata non solo l'iniziazione al mondo del teatro, ma cioè, io credo che quelle parole valgano molto più di qualunque altro spot si possa fare sulla cultura Guarda, o sull'educazione scolastica, cioè. mentre l'ascoltavo dicevo, vorrei che l'ascoltasse mio figlio. Esatto, cioè, Cioè, se i io le giovani manderei proprio. scoprono questa cosa, e dai, e vai, è Guarda, il bellissima concetto questa bellissimo di cosa. parlava di questa criminalità dell'arte, cioè intesa come forza dirompente, ovviamente, è chiaro, l'ha spiegato pure, non criminalità in senso negativo. Questa forza dirompente che c'è nell'arte, questa enorme vis, proprio come si dice in latino, cioè questa energia incredibile che c'è dietro quelle che possono sembrare solo delle apparenti parole nero su bianco. In realtà c'è una vitalità, c'è una vita, un'energia, una fede, se vuoi anche, Una cioè, fede, sì. che se comprese, se si arriva a vivere un'esperienza come l'ha vissuta lui, cioè avere la fortuna di trovare una persona, in quel caso era Carmelo Bene, che leggeva Dante. Voglio dire, che si fa strumento di questa energia e riesce ovviamente a propagarla alla platea, a chi ascolta, è chiaro che di fronte a una cosa del genere non si può rimanere indifferenti. Assolutamente, ma e insegnare cosa dovrebbe essere, se non Dovrebbe essere questo, questo, se dovrebbe non essere questo. questo. Lo ricordo Carmelo Bene, in quegli anni vivevo a Bologna, dalla Torre degli Asinelli, fare proprio questa lettura, che sono quelle robe che Senti, invece il tuo ti primo colpiscono. incontro con il teatro com'è nato? Tu eri in Sicilia, suppongo. Beh, intanto col grande teatro della vita che la Sicilia ti offre, insomma, ero in Sicilia un sacco di anni fa e ho dei ricordi, degli afrori, delle situazioni, bambini con queste ceste curve che camminavano, cariche con queste ceste dove c'era di tutto, dal detersivo al galvanino, alla qualsiasi, con questo caldo, questi sudori. E io non vivevo in Sicilia, ci andavo l'estate, gli davo 20 lire, mia nonna, ma no, che poi si abituano, bisogna darne 5. Ecco, tutte queste immagini, le voci dei cortili, le donne che urlano, litigano in siciliano, che poi improvvisamente quando raccontano la stessa cosa la sera la raccontano in una lingua che non è più quella, perché la traducono loro stesse in italiano, insomma. E mi ricordo questa Sicilia con le carrozzelle, posso dire una cosa poco gradevole, ma anche con gli afrori di questi escrementi dei cavalli, no? C'erano. Che su quest'asfalto corroso dal caldo, insomma, tutto un teatro di vita che mi porto dentro. E poi l'incontro col teatro è nato a Roma e ritorna la figura di mio padre che mi ha sempre accompagnato a teatro. Io ho avuto la fortuna di vedere da Edoardo a Pupella Cioè, tuo padre era un Maggio, appassionato di teatro, ti portava a teatro, quindi. mio papà mi portava a teatro, mi portava a teatro, mi portava al Sistina, Garinè Giovannini, Modugno, Certo. e poi anche ai satiri. Cioè io ho visto un sacco di teatro e lì è nato l'amore, e poi è scattato vedendo al Parioli,
repertorio di un autore che non amo molto, che è Goldoni, però c'era Jack Scobas in scena, me lo ricordo ancora. Poi Pupella Maggio, certo, che è stata veramente un'amica. Senti, facciamo un salto carpiato dalle origini del teatro Daniela Nicosia a quest'ultima domanda che ti faccio, è ultima, no? Sarà mai l'ultima, spero. Quando in futuro Daniela Nicosia si fermerà davanti al mare con un libro in mano? Rido perché tu sai che questa è una frase tua, sì, che mi è piaciuta, ho preso, io rubo molto, no? Dicevo, quando in futuro Daniela Nicosia si fermerà davanti al mare con un libro in mano, si sentirà appagata se... Se... Ma non so se l'appagamento è collegato al lavoro e quindi alla ragione per cui sono qua al teatro, o se è più collegato alla mia vita personale. A questo punto, insomma, c'è un tempo della vita in cui forse mi sentirò appagata se i miei figli avranno individuato la loro passione, perché poi questa è la chiave di volta nella vita, e anche se avrò dei figli e dei nipoti a livello artistico, cioè qualcuno che continuerà a cui tramandare in qualche modo, a fare questo mestiere in un territorio come quello di Belluno, in un territorio di confine nel quale io credo che bisogna insistere affinché si crei una struttura permanente, teatrale, per i giovani che verranno, per chi vorrà lavorarci. Ecco, sarò appagata se io ti lascio volentieri esternare questo appello, perché lo condivido pienamente, non può fare che bene, soprattutto alla luce poi di quello che abbiamo appena ascoltato delle parole di Binasco, proprio quanto eventi culturali del genere possano cambiare concretamente la vita della persona. Per questo, quando si parla dell'investire sulla cultura, significa veramente qualcosa che può produrre veramente degli effetti concreti, notevoli, ma produrre qualcosa che non è però, che non si consuma in maniera appunto consumistica, in maniera effimera. Per questo, quando all'inizio, no, si chiude quel cerchio della nostra puntata, ho introdotto questa puntata parlando dell'inutilità dell'arte, ma della sua utilità profonda, che è quella di cambiare le coscienze e quindi cambiare la qualità della vita delle persone. Mario Binasco è un testimonial in questo senso. Da ormai non solo potenziale, da diciamo malandrino in fasce, cioè ormai già l'ha detto lui, a artista, e che artista, insomma, persona veramente di qualità. Allora, siamo nella parte finale, siamo ai saluti, e niente, io voglio ricordare appunto di visitare sempre il nostro nuovo sito internet, ormai nuovo per modo di dire, perché insomma nuovo da quest'anno, da questa stagione, www.retroscena.tv2000.it. lì si possono vedere tutte le puntate che sono già andate in onda, si possono esternare tutti i pensieri sul teatro scrivendoci a retroscena@tv2000.it. Poi ti voglio regalare Ipsedixit, che sta avendo grande successo, ce lo chiedono anche dalle librerie ormai, questo libro che raccoglie gli aforismi, le citazioni, le frasi dette in questi 4 anni retroscena, qui rigorosamente quelle dette qui in questo studio. Se vuoi, cosa ti capita, cosa ti è uscito fuori? Recitare, tradire il testo. È quello che... E chi lo dice questo? Giorgio Albertazzi. Ah, Giorgio Albertazzi, si parlava del tradire. Il 7 novembre del 2010. Sì, di recente, diciamo in quest'anno. E allora, io voglio chiudere con leggendo delle parole, non dico di chi sono, se qualcuno è curioso ce lo chieda, ci scriva, insomma, si faccia vivo e noi glielo diremo, però è un invito anche proprio a fare una ricerca. Non esplicito nemmeno il motivo per cui chiudo in questo modo, sto diventando sempre più criptico, però una ragione c'è. Attingo acqua dal pozzo del denaro e ho sempre più sete, al pozzo del piacere e sento prosciugarmi la gola, attingo acqua al pozzo del successo e mi sento annebbiare la vista, al pozzo della pubblicità e mi ritrovo come uno schiavo.
ma se scavo dentro di me trovo la sorgente di un'acqua viva e pura che disseta in eterno, tanto che chi ne beve non ha più sete, perché è generata e filtrata dal tuo amore. Che il teatro non sopravviva, ma viva.